modo di vivere. Alma è un modo di fare cultura del buon vivere italiano. Io non mi scorderò mai la prima volta che mi sono svegliato, era il primo giorno, questa reggia che è imponente. Dimora così carica di storie, di significati, eccetera. Quindi tu arrivi qui e ti trovi praticamente catapultato come in un altro mondo. Lavoriamo spesso con i sogni dei ragazzi. Un sogno, se va a scuola, può diventare grande. E bisogna venire qui e cercare di carpire più informazioni possibili e farne tesoro, perché poi nel mondo del lavoro sarà quello che ci valorizzerà di più rispetto agli altri. Sembra davvero casa mia. Dopo 20 anni questa è davvero casa mia. Ti dà la possibilità veramente di capire cos'è la cucina, cos'è il dedicarsi al servire il prossimo. Alma è emozione. Eccellenza. Impegno, passione. Fin dall'idea iniziale c'è un rapporto e una visione internazionale. Mia grande fortuna è stata quella di riuscire ad aprire una scuola a Bangkok. E avere comunque la possibilità di trovare tra le aule allievi che provengono da tutto il mondo sicuramente ha il suo effetto. Indiani, australiani, canadesi. Cioè loro arrivano qui con il solo scopo di portare a casa il gusto italiano. Allora, il primo pensiero che mi viene in mente quando ricordo Gualtiero è la sua classe. E parlava di arte, non parlava di cucina, perché lui vedeva nell'arte tutto quello che poi riusciva a trasformare in cucina. E un giorno lui mi chiese: ma tu chi sei? E io, nella mia ingenuità dei miei 20 anni, gli risposi: bah, io sono la tirocinante. E lui mi guardò e mi disse: ma perché? Non devi sminuirti, quindi ricordati sempre che tu qui offri comunque un servizio per qualcun altro. C'è gente che per la prima volta che l'ha incontrato ha cambiato modo di vedere il proprio mestiere, solo per una parola che ti rivolgevano. Questa è la potenza del maestro. Questo incontro tra cucina e teoria, la figura del cuoco pensante, come più volte ripeteva il maestro Marchesi, ha dato veramente la struttura alla didattica della scuola. 20 anni fa non esisteva una scuola come Alma in Italia, Alma è pioniera. Quindi si è dovuto creare un fondamento a qualcosa di inesistente. Nel tempo siamo sempre rimasti vicini, è un cerchio Alma che continua, no? Forse il cambiamento più importante è che in Alma approdano ragazzi sempre più consapevoli dell'importanza del legame tra cultura e cibo. Cambiano le persone, il corso è lo stesso, ma le cose non sono sempre uguali. L'allievo è cambiato tanto, cerca quello che c'è dietro la luce e questo mi sorprende sempre. Quando ho provato il primo piatto ho capito che cos'era l'alta ristorazione. Questa specie di sensazione di famiglia, comunque, dove ognuno cerca di aiutare il prossimo, di insegnare un qualcosa, e questa è una cosa che a me è rimasta molto impressa di questo luogo.